Buonasera a tutti quanti. Oggi di martedì, forse anche la prossima settimana, non lo so. Mi piaceva tanto il giovediamoci, però ce l'hanno inflazionato. Che in realtà adesso, complici europei, l'estate alle porte, il caldo che è diventato asfissiante tutto in una volta. Quindi, insomma, vediamo di prenderci tutti quanti i weekend un po' più lunghi, perché so che, insomma, queste live, per quanto siano belle, però mi rendo conto che poi si allungano, quindi togliamo un po' anche del piacere di stare in mezzo alla strada quando c'è un pochettino di frescura e di refrigerio la sera. Quindi lo so, questa cosa adesso la vedremo. Detto ciò, stasera abbiamo un ospite con il quale ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo avuto anche il piacere, io e lui, di farci un bel aperitivo. Lui purtroppo, a me mi toccano tutti quelli astemi, ma io no, e quindi lui, capito, lui ha preso il crodino e io, insomma, l'ho corretto come da buon vecchiarello vizioso, e stasera infatti abbiamo con noi Emanuele Andreozzi. A te. Buonasera a tutti. È timido, sì, ma è toghissimo, però proveremo come sempre, insomma, a farlo sciogliere un po'. Grazie anche alle vostre domande. Allora, due saluti veloci, giusto ai primi che ci scrivono. E abbiamo Nicola, buonasera a te caro. Buonasera Nicola. Il nostro caro Paoletto, bello. Buonasera Paolo, fratello. Ugo. Ciao a tutti. F4, è bellissimo F4. Greg Daig, buonasera a te, buonasera. Mitico Vittorio, con il quale, insomma, ci siamo dati appuntamento a settembre. Quella sarà un altro di quegli eventi che io, per i quali vivo con l'ansia da prestazione, come con Emanuele. Un po' per la grande stima che ho di Vittorio e un po' anche per la certezza, insomma, che saranno comunque delle serate estremamente interessanti. Carmen, cara, buonasera. Presidentessa Nicoletta De Gani, buonasera Effenauti. Allora, dopo questo primo giro iniziale di saluti, ci tengo a fare prima questo piccolo cappello, in modo che, ecco, Emanuele si mette comodo e si rilassa un po', perché poi sono soltanto i primi momenti ad essere un po' così imbarazzanti. Allora, veniamo fuori dai primi due F-Walk, queste nostre passeggiate fotografiche itineranti per le città d'Italia. Abbiamo fatto Bari, questo fine settimana appena concluso abbiamo fatto Napoli. Devo dire la verità, delle cose sono state delle passeggiate stupende, nelle quali abbiamo avuto modo di incontrarci di persona anche con nuovi effenauti, nel senso che non li conoscevamo soltanto tramite social, e questo è uno degli obiettivi delle nostre photowalk, cioè quella di farci avvicinare tutti quanti gli uni agli altri, e è stata in realtà anche la riprova che questa mia follia di voler predicare la cultura human to human diventa realtà, perché poi quando c'è questa bella visione condivisa, questi approcci che sono condivisi, non si può non ritornare dopo una o due giorni insieme cambiati, e non si può non tornare cambiati in meglio, perché non essendoci competizione nasce un'altra cosa che si chiama commistione, no? Cioè questa capacità proprio di riuscire a prendere ognuno qualcosa e a lasciare ognuno qualcosa. Queste sono le influenze, che sono quelle positive. Quindi in assoluto bellissimo. Adesso siamo partiti proprio oggi con l'editing del primo di queste due photowalk, quella di Bari, quindi presumibilmente, insomma, dovremo completarlo nei prossimi 15 giorni, e quindi lanceremo anche lì la collana degli F-Walk, e quindi delle città, della visione delle città d'Italia da parte degli F-Nauti. Vedete in alto che oltre il logo di F4 ci sono anche due magliette, c'è ovviamente la nostra fanzine, perché come già vi ho detto in più di un'occasione, Noi come associazione ovviamente abbiamo la campagna associativa con le tessere, che sono la tessera base, quella di socio sostenitore, che costa 15 euro all'anno, quindi assolutamente penso sia una quota molto popolare, con la quale si possono poi, che dà accesso a tutti quanti gli eventi di F4. Abbiamo aperto anche il negozio di merchandising con magliette, la classica borraccia che è sempre utile quando si esce a fare street, soprattutto in questo periodo dell'anno. Abbiamo i costumini, perché estate anche al mare ci piace fare le fotografie, e che bello, io non vedo l'ora di farmi una bella fotografia, un bel selfie con il costumino di F4 per far ridere un po' tutta quanta la community, perché sapete, insomma, si vede già così che non sono un bronzo di Riace, però ci tengo a farlo. Abbiamo l'infradito, poi c'è il giaccone, le magliette, la polo, insomma sempre più cosette, tutte quante simpatiche. E poi la fanzine, e a giorni uscirà anche il numero successivo. Ok, fatti questi, date le notizie per gli acquisti, come direbbe chi sa fare le televendite, andiamo a noi, a questa bella serata. Emanuele, chi sei prima di tutto? Chi sono? È una bella domanda. Proprio, sì, domande quelle semplici per metterti a tuo agio, no? Che ne so, sono forse un collezionista di momenti. Questo. Ok, ma prima di parlare di questo e entrare proprio nel mondo della street, io utilizzo quella domanda scassacazzi, no? Definisciti con 3 aggettivi, perché, ripeto, uno dei motivi di queste live non è soltanto quello poi di parlare esclusivamente di fotografia eccetera, anche perché nel tuo caso tu sei un'altra persona che è divulgatore di fotografia e comunque sei un content creator anche tu, c'hai i tuoi spazi, c'hai i tuoi canali e hai le tue attività sulla street, però mi piace proprio l'idea anche di far conoscere la persona che sta dietro l'obiettivo, perché tu sai che per me la persona che sta dietro l'obiettivo è più importante della macchina fotografica e anche del prodotto della macchina fotografica, cioè nel senso, anche per me il fotografo è più importante della fotografia. Sì, forse è pure per questo che mi sono avvicinato molto a F4, no? Perché c'è sempre, sì, la fotografia bella, buona e quant'altro, però poi si presta anche attenzione al fotografo. Questa cosa qui mi ha avvicinato molto a F4. E chi sono? Sì, divulgatore, questo è il lavoro di divulgazione, lo faccio da diversi anni in varie vesti, YouTube, blog, Instagram e quant'altro. Adesso ultimamente ho anche riaperto Instagram ultimamente. E rimango sulla mia idea principale, cioè che sono, alla fine, mi piace catturare dei momenti e costruire delle storie. Basta. Ok. Che poi studio fotografia in modi... Non ce ne frega un cazzo a nessuno a noi che studi fotografia. Basta, io da questa sera mi sono rinominato la zanzara della street photography. Da stasera cambierò completamente atteggiamento, rompo i coglioni a tutti, dirò tutto che è il contrario di tutto, sparerò a zero su tutti quanti e tu purtroppo oggi ne farai le spese. Ovviamente scherzo, odio Cruciani, per quanto riconosco in lui una grande cultura e anche una grande capacità comunicativa, però insomma non è un modo di esporsi che mi fa impazzire. Dicevo questo perché non ti voglio fare spoilerare troppo, perché sennò la serata dobbiamo concluderla subito e non mi va. Quindi tu, okay. Uno dei problemi dell'imbarazzo è quello di parlare più velocemente e dire tutto quanto all'inizio. Lo so. È come all'esame, no? È come all'esame all'università. Sì, alla prima domanda, per far vedere che non sei ansioso, che non sei magari preparato, no? Provi a dire tutto quello che sai e ti sei giocato l'esame, perché poi se ti fanno un'altra domanda sei fottuto. E allora piano piano facciamo le cose con calma. Caro Rosario mio bello, quest'estate vi do in anteprima quando le live insomma si fermeranno, ci sarà Rosario che ci terrà compagnia quest'estate. Poi ci abbiamo Stefano, buonasera Tullio, buonasera Emanuele e buonasera Effenauti. Buonasera a te caro. Roberta Abdul El Gavad, buonasera Roberta. Io uno dei grandi problemi che ho con tutti quanti gli Effenauti sono proprio gli account, perché quando leggo cose del genere poi io dico non me la ricorderò mai, non la ricorderò mai. Buonasera a tutti, scusate per il ritardo. Ciao Alessandro. Buonasera Alessandro. Paolo Longo, voglio la maglietta con la scritta Nick Parr, solo tu ci puoi salvar. Paolo, te lo dico, spero ci ascolti anche Nicola in questo momento, la faremo. Presumo domani o dopodomani troverete la maglietta nello store, che trovate ovviamente sotto in descrizione, con solo Nick Parr ci può salvar. Ci sta, ci sta. Ciao Vincenzo bello, lo scompiglio, anche se lui stiamo incazzati. Siamo arrabbiati perché non ci siamo visti questo fine settimana e mi è mancato, lui lo sa. Stefano, ciao caro. Ciao. Buonasera. Ivana, ciao. Che bello tutto questo entusiasmo che ha Ivana. Va bene anche Rob. Rob, ti chiamerò così perché mi viene più facile e vista la mia età, insomma, mi viene molto più comodo. Allora, mettete like, ovviamente, chi non è iscritto iscrivetevi al canale, voi che siete iscritti condividete F4 per far iscrivere al canale anche amici, parenti, amanti, fotografi, vicini di casa, panettieri vari, perché più siamo e meglio stiamo. Allora, come ho rosicato per non poterci essere, non mancheranno altre occasioni, stai tranquillo perché ne faremo una su Salerno, quindi poi lì non avrai scusanti, vuol dire che non mi vuoi vedere più. Allora Emanuele, hai detto una cosa, hai detto che hai riaperto il tuo, la tua pagina Instagram, sì, tra l'altro cambiandogli nome, che è quello attuale, It's eccetera eccetera. Io. Sì, è un riciclo più che... Ok. C'è un motivo dietro per questa domanda che ti sto per fare, nel senso tu hai deciso, quando ci siamo parlati, insomma io lo so, mi piacerebbe che tu lo dicessi anche agli altri se per te non è una domanda imbarazzante, ma vorrei che spiegassi il motivo per cui non vuoi più produrre fotografie per Instagram. Cioè il tuo canale Instagram tu l'avevi chiuso perché non vuoi più mettere le tue foto su Instagram. Ma non proprio per non metterle, proprio per ormai una mole di fotografie e lavori a cui tengo particolarmente, e mettere una singola fotografia vuol dire spoilerare soltanto una parte del lavoro. Quindi non... Vabbè, c'è chi dice che oggi i caroselli sono più importanti delle foto singole. Sì, sì, carosello è una grande invenzione, però non, in 10, insomma, 10 fotografie non riuscirei mai a fare un editing completo di un lavoro che magari dura 3 anni, no? Adesso c'ho lavoro ancora appiccicato che non riesco a editare, perché editare da solo un lavoro è difficile, e dopo che hai stampato 400 fotografie e fai un editing, figurati se c'hai la testa di sceglierne 10 e farci un carosello, non ce l'hai. Posso dire la mia sui caroselli? Sì. Grande invenzione, hai detto tu. Oggi grandi, anche lì no, perché siccome viviamo, siamo nel 2024, viviamo nell'era delle autocelebrazioni, anche lì Questi grandi social media manager dicono questa cosa, no? Che oggi reel, i caroselli sono meglio della foto singola, eccetera eccetera. Dico la mia, persona normalissima, persona semplicissima, sono anch'io, guarda un po', un social media manager, perché diciamo che fino ad oggi, fino all'anno scorso, era una di quelle professioni nelle quali non serviva una laurea, no? Cioè non c'erano titoli. E però io, ripeto, dico la mia, nella mia massima semplicità, una persona che non sa stare sui social, una persona che non sa fare pubblicità e tutto il resto, dico che sono una stronzata. Nel senso che in assoluto i caroselli funzionano, o meglio, Instagram li considera più meritevoli di visualizzazione rispetto alla foto singola esclusivamente per il tempo che dovrebbe portare l'utente, quindi il fruitore, a restare sulla piattaforma Instagram. Lo stesso motivo per cui un video YouTube sotto i 7 minuti non è difficile che venga monetizzato, eccetera eccetera, perché ovviamente i social, le piattaforme sono degli strumenti per i proprietari, quindi Meta, Google, eccetera eccetera, per generare profitti. E allora il tempo medio che una persona ci mette per guardare una fotografia è sicuramente inferiore al tempo medio che ci metterebbe a guardare un carosello di 6-7 fotografie. Ora però, siccome io sono una persona che sono veramente una persona urticante, e lo so, invito tutti quanti a farsi un esame di coscienza, soprattutto a quelli che dicono che i caroselli sono meglio delle foto singole. E cioè, quanto tempo passate a scrollare? E se vedete i caroselli vi fermate, scrollate, cambiate il senso dello scroll, oppure guardate soltanto la prima e continuate a scrollare con la stessa velocità che avevate prima. Questo, ripeto, è il male dei social, lo so, è il motivo per cui noi facciamo la fanzine, no? Per dare la possibilità di fruire meglio delle fotografie che secondo me ovviamente stanno meglio stampate, ed è meglio anche per chi le guarda avere il tempo di sfogliare una pagina e nella pagina ne guarda soltanto una o due, no? Si presta un'attenzione differente. Non dico niente contro i social, perché siamo sui social, siamo nati sui social, F4 nasce con una pagina Instagram, quindi io non ho mai parlato male di Instagram, se non di chi la utilizza Instagram, e quindi non ne parlo male oggi. Mi sembra veramente molto ridicolo dire e consigliare di fare caroselli anziché pubblicare foto singole, perché c'è maggiore interesse. No, è una stronzata. Lo scroll è quello. Dipende pure dal modello comunicativo che usi. Usi un'azienda, che usa un fotografo, che usa, insomma, dipende da un sacco di cose. Emanuele, io sono molto pragmatico. Io il tempo quando scrollo, perché scrollo anch'io, dico sempre la verità e non mi nascondo dietro un dito, scrollo, guardo la foto di Emanuele. Quando guardo la foto di Emanuele, la foto di Vincenzo, la foto di Ivana, la foto di Carmen, la foto di Roberta, di Don Mimmi, le foto di tutti, no? Quando mi fermo lì e la guardo, faccio un po' una cosa con cui abbiamo chiacchierato con Archineos questo fine settimana. Mi fermo, la apro, no? Per cercare di guardarla meglio, e rifletto sulla fotografia. Ma se questa cosa la faccio indipendentemente se c'è o non c'è il carosello, perché piuttosto io, siccome non riesco, perché poi quello è l'algoritmo, non riesco a vedere tutti i giorni tutti quanti, tutti voi vi troverete il giorno in cui arriva Progetto Noa che vi mette 15 like a una volta, perché ovviamente Instagram poi a rotazione su 5.000 follower, 4.000 follower, 3.000 follower e tutto il resto, non puoi vederli tutti quanti in un giorno, no? Allora te li mette, li alterna. Capita e io mi fermo, e io piuttosto guardo la foto di Emanuele, come è capitato e tu ne sei testimone, vado lì, vedo la foto di Emanuele, mi fermo un attimo, la guardo, clicco sul profilo di Emanuele, vado sul feed di Emanuele e lì ci passo il tempo che mi piace passarci. L'interesse non deve essere sul format, l'interesse dovrebbe essere nel contenuto. Però dato che adesso diamo priorità alla velocità, il contenuto ce lo giochiamo. Quello è il problema. Io sono quelle cose su cui non sono mai molto d'accordo, perché tutti quanti lo sappiamo che oggi l'attenzione media delle persone e addirittura si è abbassata sotto la soglia degli 8 secondi, che già era già molto bassa, no? Però F4 nasce con un'intenzione differente. Ste live ci sono per questo motivo. I miei video che faccio non sono video per andare ad accaparrarsi o per provare a diventare virali. Cioè l'intenzione è quella comunque di creare un contenuto. Ora io lo so che con tutti quanti i miei limiti e le mie storture, chi segue il canale lo segue per il contenuto, con tutta la logorrea di Tullio, no? Con tutte le follie di Tullio, le ripetizioni e tutto il resto, però lo fa per il contenuto. E allora io gli dico, preoccupiamoci di questo e di qualche follower in meno. A me interessano, vabbè, ne parliamo dopo. No, perché sennò poi io parto con i monologhi già alle 9:15, è un problema, perché poi lo spazio è tuo, ti chiedo scusa. Però ecco, il fatto volevo dire, questa cosa qua dei caroselli, in assoluto, se tu dici che ti piace non produrre più una foto singola, ma produrre un progetto, allora ci sta che decidi, ma questa è una cosa, ne abbiamo parlato ampiamente, è una cosa bellissima che io ammiro, per carità, è un modo differente di raccontare storie e di raccontare per immagini, e ci sta che tu voglia dirottare tutto quanto il tuo lavoro sulla tua pagina personale, quindi sul tuo sito personale, che adesso dopo vedremo. Sì, anche perché dopo un anno ancora sei attaccato emotivamente alla fotografia, no? Quindi magari qualche fotografia devi evitare di farlo uscire fuori dal progetto, dal carosello. In quel modo non ci riesci. Cioè, diventa un lavorone. Vai sempre a ritoccare le stesse identiche 3 fotografie dentro la cartella, perché per te funzionavano quando le hai scattate e funzionano anche dopo. E già questo è sbagliato. Quindi devi uscire un po' fuori. Finché non ti arriva in testa il pensiero che devi cancellare quella fotografia, allora meglio che la cartella la lasci là chiusa e non la riprendi. Va bene. Paolo, gli utenti tendono a scorrere in verticale e non in orizzontale, spesso scorrono talmente veloci che nemmeno si accorgono che ci sono i caroselli, meglio creare un blocco consecutivo per me. Sì, io sono d'accordo con Paolo, lo scroll è quello, cioè, c'è poco da fare. Ciao caro Nicola. Buonasera. Carmen, buonasera a te. Mamma, quanta bella gente per te, Emanuele. Ivana, non penso che il carosello sia migliore, anche a livello di marketing, dipende dal messaggio che si vuole lanciare. Una singola foto potrebbe attirare più attenzione se ha uno scopo ben preciso. Brava Ivana, assolutamente. Ci siamo accavallati in realtà con l'idea. Il senso dello scroll fa brutto detto così. Sì, Ugo, fa brutto il senso dello scroll, ma conoscendoti so quello che vuoi dire, perché tu sei un altro di quelli che insomma si sofferma sempre su ogni fotografia che guarda. Però questa cosa c'è, purtroppo c'è e si fa. Ma è anche, paradossalmente, è anche giusto, nel senso che in un momento in cui oggi il social è diventato uno spazio che deve generare dei profitti per l'azienda quindi per Meta, parlando di Instagram, è normale che di quello che mi fa apparire nel feed, nella mia ricerca, certe volte scrolli non perché non voglio guardare la foto di Emanuele o quelle che mi appaiono, è perché guardo la fotografia di Emanuele, poi sotto ci sta un reel di pubblicità, poi sotto ancora ci sta una sponsorizzata, poi sotto ancora c'è un'altra, lo scroll parte anche per quello, ecco. Poi uno tira l'altro come le Fonzi. E se non ti lecchi le dita lì, no, perché se te le lecchi le dita lo scroll viene male, soprattutto con le pellicole oscuranti. La funzione salva, e quella sì, forse è la più grande invenzione dopo il carosello. Dopo il carosello. Ciao Rocco. Ma no, ma quale ritardo. Ugo, comunque io i caroselli li guardo e non mi dispiacciono, però sono indifferente se carosello foto singole, ma non sopporto i reel delle foto. Sì, sì, ma io non dico che non bisogna fare i caroselli, io parto da questo presupposto. Il carosello, per me ovviamente, ha senso quando stai raccontando qualcosa attraverso più di una fotografia. In quel caso ha senso il carosello, perché la storia che tu vuoi raccontare la vuoi raccontare con 2, 3, 4, 5, 6, fino a 10 fotografie, perché quello è il massimo dei caroselli. In quel caso per me è fondamentale ovviamente il carosello, non sto parlando male dello strumento, sto in realtà dando una interpretazione mia, personale, differente a quello che oggi si dice, perché poi tutti quanti tendono a insegnarvi non soltanto come fotografare nel modo giusto, correggimi se sbaglio Emanuele, ma tendono anche a insegnarvi come prendere più like, come fare più follower, come proporvi alla gente, come... Io dico che per me sono cose che cozzano l'una con l'altra, no? Perché è per il mio modo ovviamente di intendere la forma d'arte della fotografia, che va in contrasto con questa idea di darvi anche l'indicazione su come proporvi, perché se io vi dovessi dire che cosa funziona, non è che io non lo so, ma in realtà allora ho sbagliato canale, perché queste live non è quello che serve per creare, per diventare virali o per acquisire follower, non è quello che serve, lo so, ma se io come farei a fare una cosa del genere che so che non funziona e dirvi invece quello che funziona? È in contrasto. Io parlo veramente sempre solo di contenuto e inevitabilmente vi dico che per me il contenuto viene prima di come lo stai proponendo, e se no, ripeto, facciamo un'altra cosa. È il mercato dell'arte. Io il mercato dell'arte lo faccio fare ad altri, non sono io che ci penso, a me personalmente non interessa. E poi anche Leonardo, caro, buonasera anche a te. Guarda, stiamo entrando, Emanuele, là, perché voglio sentirti parlare. Perché tu sei... Il mercato dell'arte che, cioè, sono parentesi tonde, che, insomma, quadri, parliamo un po' di matematica alla fine. Sì, sì, se parliamo di mercato parliamo di quelli che sono gli algoritmi, quello che funziona, quello che non funziona, quello che serve, come proporsi, quello che vende. Il mercato è quello che vende. Che non trova tanto spazio nella fotografia italiana, quello è il problema. Cos'è che non trova spazio nella fotografia italiana? Cioè, nel senso, il mercato, cioè la fotografia in Italia è qualcosa che viene vista come non una forma d'arte, capito? Non viene vista come un prodotto. E quando vieni vista come un prodotto, dato che tu sei l'artista, essere artisti vuol dire essere ricattati da quello che è il mercato, e quindi devi svendere, vendere e quant'altro. Invece quando riguarda la fotografia... Che puntata difficile, Emanuele. Che puntata difficile. Ma hai preso sto argomento. Lo so, è un argomento che non si può trattare né con una live, né con un video di un'ora, né con una serata, una cosa... Ma guarda, ma c'è poco da trattare in questo senso. Io faccio sempre l'esempio, me l'avete già sentito dire, lo dico sempre, poi io non sono laureato in storia dell'arte, non sono, però insomma qualcosina appiccico proprio con gli storici dell'arte. Ah, dico, però qualcosina la so anch'io, no? Io faccio sempre l'esempio di Van Gogh, non ha venduto un cazzo nella sua vita. Finché è rimasto in vita non ha venduto niente. Questo, se parliamo di quello che stai dicendo tu, vorrebbe dire che se non vendi non sei un artista, e di conseguenza gli street photographer dovrebbero buttare tutte quante le macchine fotografiche nel cesso, oppure venderle ad RCE, farsi dare qualche sommetta e magari darsi all'ippica, comprarsi gratta e vinci o vivere di altri hobby e divertirsi con altre cose. No, no e ancora no. Io parto sempre da un presupposto che dovremmo, da cui dovremmo partire un pochettino tutti. Non si fa fotografie per venderle, ecco, perché altrimenti facciamo un'altra cosa, diventiamo fotografi di matrimonio, diventiamo reporter per questo o quel giornale, diventiamo, facciamo still life per questo oppure quell'altra azienda, facciamo fotografie di moda, eccetera, eccetera, eccetera. La street photography è un linguaggio e su questo siamo tutti quanti d'accordo. Sì. È però una forma d'arte, un linguaggio che soddisfa prima di tutto delle esigenze personali. Ecco, è questo che sicuramente il fotografo da dove devi partire. È da qui che bisogna partire. Detto ciò, ci saranno fotografie che diventeranno fotografie immense e fotografie che resteranno fotografie scattate con l'intenzione di scattarle, diciamo sempre in maniera molto semplicistica, per se stessi. Rimarranno fotografie così, che comunque andranno a modificare sempre il modo di guardare di chi osserva la fotografia un poco o tanto, ok? Hanno sempre un senso, un significato e un perché. Se partiamo da lì, il concetto del mercato dell'arte io non lo tratto proprio, non mi interessa. Non però oggi partono da lì. Ma partono da lì, ma partono da lì perché c'è un problema, Emanuele. Partono da lì perché se non ti partono da lì, se non ti fanno credere che utilizzando il carosello piuttosto che il bianco e nero emozionale, piuttosto che i pattern, piuttosto che la regola aurea e non la regola dei terzi, che non è altro che una semplificazione della regola aurea, eccetera, e tutte queste altre menate così, se non partono da questi presupposti, non ti possono dire guarda, partecipa a questa esposizione in cui ti faremo vendere le foto, perché le tue foto sono in vendita. Ma chi cazzo se la compra una fotografia di street photography? Cioè, la gente non si rende conto che le fotografie che si vendono in questi cazzo di posti sono le fotografie del cupolone di Roma, dove siccome io faccio street photography e allora lì mi sta insegnando a prendere, a fare street, no? Dove però la texture è il cupolone. Allora passa l'americano di turno, passa l'americano e si è comprato la fotografia del cupolone, non la tua fotografia di street. Si è comprato un cupolone, perché oggi nei tabacchini non ci sono più nemmeno le cartoline. Allora è quello, cerchiamo di capirla sta cosa, cerchiamo di capirla e cerchiamo di restituire al popolo un media che è la fotografia, che è del popolo, che è popolare, che non significa che per forza bisogna lucrarci sopra o creare chissà quali grandi aspettative. Ecco, hai usato una bella parola adesso, aspettativa. Tornando al tema di prima Instagram, no? Instagram ti mette nelle condizioni di uscire e avere delle aspettative molto alte, no? E lo vediamo tutti i giorni, perché c'è gente che pubblica tutti i giorni dopo un'uscita e quant'altro. Sicuramente tanta gente esce con l'aspettativa molto alta e poi quando poi ha studiato, ha una propria visione un po' più ampia, dice aspetta, fammi rivedere queste fotografie, quanto c'è di mio dentro queste fotografie? E allora vedi che devi organizzare il lavoro e non ti basta più un carosello, non ti basta più una fotografia sola. E per questo poi vai a finire a fare una fanzine, come ha fatto F4, no? Ma la fanzine la puoi chiudere quando vuoi e ti perdona che l'hai chiusa, e la puoi riaprire quando vuoi e puoi ricominciare da lì. Instagram non ti dà questa possibilità. Una volta che, se non salvi la fotografia nello scroll o il reel o qualcos'altro, non ti dà la possibilità di riandarci nuovamente. Sì, sì, ma questo è il motivo per cui io dico che Instagram, per quanto sia l'unica vetrina dei fotografi di strada, ripeto, io parlo solo di quello perché quello è quello che faccio io e questo è quello di cui parla F4, quindi non butto... Parlo un po' di tutto, no? Proprio per cercare follower a destra e a manca. Parlo di una sola cosa, e parlando di street photography, la Instagram è l'unica vetrina che hanno gli street photographers. E io non ci vedo niente di male nel pubblicare tutti i giorni, eccetera, eccetera. Il problema però dove sta? È che, per non diventare cattivo, ma quello che si sta divulgando non è l'esatto valore della fotografia o di quello che la fotografia può fare per il fotografo, ma quello che si sta divulgando è un tipo di linguaggio che è uguale per tutti, che è quel linguaggio che serve per avere il like in più o il follower in più. Ecco perché parlo di aspettative. Sì. Perché quando si fa un workshop, e ripeto, poi parliamo anche di workshop perché è un argomento che voglio trattare, lo voglio trattare con te che fai workshop, quindi io dirò la mia in maniera molto trasparente e urticante. Però quando fai un workshop sul bianco e nero emozionale, in realtà tu non stai dando significato alla fotografia o alla fotografia in bianco e nero, stai lanciando un messaggio che quel tipo di mood è quello che ti farà fare la differenza, che ti farà prendere i like in più, ti farà acquisire qualche follower e magari ti aprirà la porta per chissà quale futuro prolifico, eccetera eccetera. Il problema sta lì, il problema è quello. Ecco perché io ho parlato male del carosello, perché parlare del carosello come qualcosa che ci farà ottenere più interazioni dai follower e ci farà apparire di più è sbagliato. Se io parlo di street photography, io devo parlare di street, non di come apparire su Instagram o di come fare per avere più like. A me non me ne frega niente dei like, non me ne frega niente, ma mi piacerebbe che questa cosa fosse, diventasse venisse proprio tolta. È storia, capito? Ah, ok, una volta esistevano i cuoricini. Questo sarebbe una cosa molto però c'è bisogno di un livello di gratificazione, quindi ma io non ce l'ho nemmeno con quello, perché ripeto, e io considero anche giusto che chi fa una fotografia la vuole postare e vuole prendersi like, però mi piacerebbe che il like che cerca la gente sia un like più di su quello che, sul motivo per cui ha scattato la foto e non sul come l'ha scattata. E qua rientriamo in un altro grande argomento, no? Perché poi io vedo storie di gente che poi fa la storia del like che gli ha messo questo grande fotografo, questo grande influencer, eccetera eccetera, come fosse quello più importante della vecchia pergamena che si attaccava alle spalle nello studio dell'avvocato, del commercialista, del medico, no? La laurea, il diploma del geometra e tutto il resto. Oggi è diventata addirittura così. No, anche questa è una stronzata. Ecco perché io dico, ragazzi, con grande umiltà, Instagram per me non è un portfolio. Il portfolio o il proprio sito con il proprio lavoro, quello che deve diventare, o vogliamo, sia il nostro biglietto da visita, è un'altra cosa, è il sito personale. Instagram non è il portfolio o il biglietto da visita del fotografo. Instagram è nato e rimarrà come un diario. È un diario dove ci sono gli esperimenti, dove ci sono, ed è giusto che la gente vada al Pride e poi il giorno successivo si mette lì a postare tu Pride, e tu per 3 giorni di fila non vedi altro che Pride, ormai è un mese che per quanto ti metti lì a scrollare vedi solo esclusivamente Pride, ma ci sta, è anche giusto, ma perché quello è un diario che ha i suoi tempi. È normale che d'estate ci saranno le fotografie del mare. Io ti racconto questa cosa. Ovviamente a Natale io non amo scattare in questi grandi eventi perché li considero una grande palestra, ma non è quello che mi piace raccontare a me attraverso la fotografia, ma rispetto chi lo fa, ammiro chi lo fa e lo guardo sempre con estrema curiosità. Quindi questa cosa non la faccio mai, non la faccio a Carnevale, non la faccio nei Pride, non la faccio mai, però esco a fotografare con i tempi e oggi che siamo a giugno non edito o pubblico una fotografia scattata a Natale, no? Ovviamente. Però è capitato l'anno scorso che io a Natale scattai una fotografia volutamente provocatoria con un gioco di prospettiva, la Madonna che sembrava facesse un pompino a Gesù. Ok? Detto proprio, cioè a San Giuseppe. Ok? Ora, mi banneranno il video, però voglio dire, era un gioco di prospettiva molto provocatoria per dare un messaggio, no? Questa fotografia qui mi è stata repostata l'anno scorso, ad agosto, da una pagina internazionale. E io a Nicoletta dicevo, al di là che la mia fotografia era una fotografia assolutamente provocatoria, quindi insomma l'ho fatta... ovviamente non me ne vergogno perché sennò nemmeno ne starei parlando, però era una fotografia insomma che aveva un suo perché in un determinato momento, c'era una didascalia ad hoc e tutto il resto. Però che cazzo, tu me la stai repostando ad agosto, è un po' fuori tempo. Ecco perché dico che Instagram è un diario fatto di tutte queste cose, è fatto delle foto del Pride quando sei andato al Pride, è fatto delle foto di Londra quando vai a Londra, è fatto delle foto di Varanasi quando andrai a Varanasi. Sì, però il problema grosso è che sei comunque ospite a casa di qualcun altro. Sì, questa cosa è innegabile. Ti verrà bannata qualche giorno e oh mannaggia, me l'hanno bannata. In realtà se c'avevi un sito personale la puoi, devi tenere, quindi sono lavori completamente diversi. Questa cosa che hai detto tu è assolutamente innegabile, ci mancherebbe, però vedi, anche lì i presupposti poi sono un po' diversi, nel senso, perché dire mi faccio il mio sito perché lì sono padrone a casa mia, anche quello è un concetto molto relativo, perché il dominio non è il tuo, lo acquisti. Lo so. Ma se si sveglia domani mattina e vuole fare il giochetto delle 3 carte, a te è sparito il sito. Però io non voglio andare con l'idea della tragedia a tutti i costi, no? Perché ogni volta che poi ti mangi una mozzarella, sta busta di plastica finisce nel sesto continente e andiamo avanti su queste cose. Non mi va di fare questo tipo di discorsi, un po' come il fatto di non concedere a Meta il diritto dell'utilizzo sulle tue immagini e tutto il resto. No, io dico che il tuo sito è oggettivamente il posto dove tu hai la più ampia libertà di espressione. Significa poter editare le fotografie come meglio preferisci, nel formato che preferisci, nella risoluzione che preferisci, accontentandoti anche che per aprire una tua fotografia ci possono volere anche 30 secondi, poi sono cazzi tuoi perché lo stai decidendo tu, e utilizzare quindi questo tuo spazio, questa tua casetta per veicolare tutti i messaggi che ti va, assolutamente. Instagram è una piattaforma, ecco perché io la intendo come diario, perché fa vedere un po' quel cazzo che gli pare, con i tempi che vuole lei, la gente è abituata a scrollare anche soltanto, perché poi diciamoci sempre le cose come stanno, quando vado a cagare la mattina cioè, mi porto il cellulare e scrollo, non è che vado sul sito di Emanuele Andreozzi e scrollo il sito di Emanuele Andreozzi, no, perché io vado sul tuo sito perché ci voglio andare, voglio prestarci l'attenzione che merita e che io voglio dare a quello che sto andando a guardare, no? Molte volte i social servono anche a questo, per togliere tempo e pensieri che sono opprimente durante la giornata. Io dico, questa cosa non c'è niente di male nell'ammetterla e quindi non c'è niente nemmeno di brutto, perché anche, ragazzi, io scrollo anche il feed di Alan Schaller con la stessa velocità e la stessa attenzione che scrollo quello di ognuno di voi, perché se voglio invece imparare, no, qualcosa da Alan Schaller, www.alanschaller.com, e gli do l'attenzione che mi interessa, me la guardo su uno schermo più grande, non me la guardo sul cellulare. Il motivo per cui noi quando facciamo la selezione delle fotografie di F4 le facciamo da PC, nonostante anche da PC ci siano dei limiti con Instagram, ma la facciamo da PC e non da cellulare, perché da cellulare è tosta, tutto è piccolo, i particolari non si vedono e tante altre cose. Ecco perché dico, quello lì non può essere il portfolio, non possiamo inventarci che dobbiamo insegnare alla gente come pubblicare su Instagram per dirgli ok, sei fotografo. Non funziona così, perché sennò stiamo giustificando il bollino blu della certificazione a pagamento, stiamo giustificando che chi ha 1000 follower in più di noi è più autorevole di noi, stiamo giustificando il fatto che chi ha 10.000 follower è un autore e noi non lo siamo, e io mi sono rotto il cazzo di tutto questo. Se mi sentite così polemico è perché mi sono rotto il cazzo, perché per me, ripeto, non c'è nessuna differenza di concetto tra il feed di Martin Parr e il feed di chiunque di voi, non c'è nessuna differenza. Martin Parr i suoi lavori li ha fatti nei libri, c'è il suo sito, verrà studiato, viene già studiato Martin Parr. Ma Martin Parr, la sua pagina Instagram, c'è lì, ma per commercio. Sì, però è vero. Ma non perché è un suo portfolio. Sì, non è che c'è il portfolio, cioè ti fa vedere quella fotografia sola per... perché piace pure a lui, spero, che dice qualcosa di lui anche quella fotografia lì, ma almeno spero io che sia così. Quello che mi aspetto anche quando vedo i feed dei street photographer, no? Io mi aspetto di entrare dentro il feed e vedere delle fotografie che dicono qualcosa di quel fotografo, perché non ho possibilità di parlare con il fotografo, non ho tempo di mandargli un messaggio e chiedergli perché, magari non c'ha un blog, quindi non posso andare a vedere quali sono i fotografi che ammira, che cosa pensa della sua fotografia, qual è il suo mondo. Quindi alla fine, cioè, noi da fotografi sappiamo che quella è la nostra cornice, sappiamo che cosa dobbiamo tenere fuori, è quello che dobbiamo tenere dentro la cornice. E la stessa cosa vale comunque per i social, per il blog, per un sito personale. Cioè, vediamo soltanto una minima parte, non vediamo il tutto. Ci sono tutti i frammenti. Sono tutti frammenti della nostra vita, del nostro pensiero e delle nostre conversazioni. Ma che... Quindi cos'è? Mi piacciono i discorsi logici. È giusto. Vuol dire che non è la realtà Instagram, no. Non è il mio lavoro, non è il mio essere fotografo, cioè, non è quello, non è Instagram, non serve a quello Instagram. Il fotografo, ripeto, lo vedi dai suoi lavori, dal suo sito, dal suo blog, piuttosto che dalla sua monografia, e adesso, ripeto, subito dopo l'estate partono le prime monografie di F4, dei fotografi, degli Effenauti di F4 e tutto il resto, ma... proprio questo. Andiamo avanti. Allora, Rocco, giusto per capire se io sto dicendo delle stronzate, insomma, oppure se c'è anche condivisione in questo. I caroselli solitamente li scorro, li trovo funzionali quando fanno parte di una serie o comunque sono fotocorrelate tra di loro in qualche modo. Altre volte invece mi pare che abbiano meno senso. Bravissimo Rocco. E poi è quello, no? Cioè, si mettono una fotografia in bianco e nero, una a colori, una del mare, l'altra in ombra, l'altra in silhouette, una con... Cioè, difficilmente riusciamo a dare un significato al carosello. LinkedIn segue interazione più professionale, chi guarda legge tutto e commenta in modo sensato e profondo, non i soliti fantastica o bellissima, almeno per quel che ho visto è così. Sì, sono d'accordo, ma LinkedIn è un social che comunque nasce e rimane un ambiente per professionisti, no? Certo. Non credo diventerà mai il social. C'è qualcuno che mi possa per la fotografia. Non so se questa cosa è pericolosa. Guarda, sto lavorando, ti posso niente. Ciao. Tipo sono dalla strada, ti hanno bussato. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca, buonasera. Roberta. Anche io scorro i caroselli, ma principalmente quelli di contenuti informativi. Se si tratta di foto devo proprio colpirmi la prima per catturare la mia attenzione. Sì, sì, diciamo, se si tratta di una serie che ha un tema, un carosello è... Però, ti ripeto, finisce lì. Rosario, la mia esperienza personale, quando scatto per lavoro le foto piacciono perché sono uniformi a quanto gli utenti medi chiedono in quel preciso istante, giusto? Sì. Poi continua, quando scatto per me stesso, nello specifico street photography, le foto non piacciono, ma sicuramente sono le mie preferite, quindi per questo F4 non deve mai cambiare. Rosario, hai detto, cioè hai riassunto veramente una mia mezz'ora di monologo. Assolutamente concordo con te, ma questa è l'onestà di un fotografo di professione, questa è l'onestà. Sì, è questo. Appunto, partiamo dal presupposto che la street photography non ce la comanda nessuno, non ci paga nessuno, e quindi non assoggettiamoci a chi dice fai il carosello piuttosto che fai questo, piuttosto che fai quell'altro. No, non è questo che dovremmo provare a a divulgare. No, non è questo che dovremmo dire. Ciao Fabio. Buonasera Fabio. Paolo. Instagram, sai il luogo, ti trovo per i posteri. Quando un giorno non ci saranno più, chi ci vorrà bene potrà ricordarci e venire a trovarci su Instagram, tanto ai cimiteri non ci va più nessuno. Così come ormai la gente non si compra più i giornali, uguale, cioè, il concetto è lo stesso. Io ho sempre usato Instagram come un diario, e poi ho anche il cartaceo, una specie di diario, ma noto quello che mi ha colpito anche un semplice sussurro. Ecco, quella è una stradina in più, no? Il diario dove scrive quel giorno, sì. Sono processi completamente diversi. Instagram, come tutti i social, è nato per uno scopo semplice: farsi i cazzi degli altri. Ma i social si servono a questo, cioè per viverli un pochettino con leggerezza, non sono la realtà, ecco perché dico trattiamoli con leggerezza. Quindi per tutti quanti un po' più sereni, please, cioè state tutti quanti un po' meno con il palanchino nel culo, nel senso un po' più rilassati, no? Fatevi una risata, anche quando qualcuno secondo voi dice una stronzata, prendetela con meno livore. Quando qualcuno pubblica una fotografia che a voi non piace, che considerate palesemente sbagliata, come sento dire, anche lì state un po' più sereni, meno livore, un po' più empatici. Cioè, l'empatia è anche questo. Chiedetevi il perché uno ha pubblicato una fotografia palesemente sbagliata, come dite voi. Perché magari non ha fatto una fotografia così e per lui aveva un significato e l'ha voluta postare. Ma sant'Iddio, l'ha voluta postare, punto. Cioè, ripeto, non vissuta un pochettino con più leggerezza. con leggerezza, ma con grande armonia, con la voglia anche di provare a immedesimarsi nel lavoro che stanno facendo gli altri, anche se non ci piace. Ragazzi, io mo vi faccio veramente una grandissima confidenza. E poi giù sotto lì di nuovo domani messaggi, commenti, eccetera, eccetera. A me, di tutti quanti, e io questa cosa la dico adesso davanti ad Emanuele, perché lui è un altro grande studioso dei fotografi del passato. Ragazzi, li conosco. Ovviamente non tutti. Chi dice che li conosce tutti mente. Così come mente, secondo me, chi dice che non croppa. No, ok. Però li studio, li ho studiati, continuerò a studiarli, ne conoscerò sempre di nuovi e tutto il resto. Ma mica mi piacciono tutti. Cioè, voglio dire, anche lì, no? Però, come cazzo li guardi? Li guardi con l'occhio di chi... E io lo dico sempre. Tutto quello che non ci piace, già quella è una forma di insegnamento fondamentale. Paradossalmente noi impariamo che non ci piace il baccalà dopo che lo abbiamo assaggiato. Se no ha voglia che studiamo i sapori, i gusti, le spezie e tutto il resto. Su baccalà non lo provi, non lo puoi sapere che non ti piace. E quindi anche lì, quello che non ti piace in fotografia, se non lo vedi, se non lo vedi, non lo puoi capire che non ti piace. Ecco perché io parto sempre dall'idea che non bisogna mai dire, e sbaglia, chiunque dice il contrario, e questo lo dico con assoluta presunzione, sbaglia, chi dice come si fa. Chi vi dice come si fa una fotografia, chi vi vuole insegnare cosa dovete fare per produrre una buona fotografia o per produrre street, quello è il male della fotografia. Non è Emanuele o chiunque altro fa workshop, perché il workshop, adesso lo dico adesso, che sto già innervosito, okay, lo dico ora, i workshop sono tutti validi, sono tutti validi nel momento in cui la gente che li acquista consapevolmente. E cosa voglio dire con questo? Che non, anche lì, io siccome non faccio mai il discorso di competizione, no? Io non vado mai in gara con nessuno e non voglio che nessuno entri in gara con me, ok? Chi entra in gara con me, per me può vincere. Cioè io non scendo proprio sul campo perché non mi interessa, e il motivo è uno solo. Quando io ho scelto i workshop a cui poi ho frequentato, non li ho scelti perché sopra o sotto c'era il bollino certificato di Meta oppure della FIAF oppure di chissà quale altro ente o di quale altra autorità o di quale cazzo di truppe pilot, come si dice, di recensione c'era scritto sopra. Io ho scelto un workshop per il semplice motivo che la persona che mi stava vendendo una visione, ok, mi piaceva quella visione, mi piace quella visione. Ecco, questo non mi interessa che sotto ci siano 300 commenti positivi, perché anche quelli, amici miei, si pagano, così come si comprano i like e i follower, si comprano anche i commenti positivi, le recensioni positive, si acquistano. A me non interessa che tu sia fotografo FIAF o no, che tu abbia studiato allo IED oppure no, che tu nella storia abbia fatto, sia laureato in storia dell'arte o in... non me ne frega tre cazzi, io posso andare a fare tranquillamente un workshop. Se domani Nicola Luciani, ma per dirne uno che ho intervistato qua, e lui sa quanto io apprezzi la sua fotografia, che è una fotografia sincera, sincera, se lui domani dovesse dire faccio un workshop, magari io sarei uno dei suoi primi che lo acquisterebbero, per il semplice motivo che mi piace quello che fa, mi piace quello che dice o come lo dice lui, punto. Io sto acquistando quello per provare a rubare a lui o lasciarmi influenzare da lui di quelle cose che mi hanno colpito, che poi con l'estrema onestà e con l'estremo coraggio che dovremmo avere ognuno di noi, quello che ci piace e da cui ci lasciamo influenzare, poi lo maturiamo all'interno e lo faremo uscire in modo diverso. È lì che sta la novità, il progresso è nato così, è nato copiando. E quando dico copiando, intendo dire lasciandosi influenzare, e lo ripeto, tutti quanti cazzo dei musicisti hanno imparato facendo cover. Nessuno ha preso per la prima volta una chitarra in mano, un piano in mano e si è messo lì a comporre. Beethoven, ho capito, ma stiamo parlando di Beethoven. Ma nessuno, la gente prende una chitarra, impara 4 note e comincia a suonare le cover, cioè le musiche, le canzoni di quelli che gli piacciono. Prima suona quella, poi quella, poi quella, poi quell'altra, poi dice, ah, cazzo, voglio scrivere io una canzone, e ti prendi una nota da lì, quel fraseggio, quel linguaggio, quel lick, quella tonalità, e hai fatto una canzone che è tua. E la stessa cosa avviene nelle fotografie. Dove cazzo sta scritto che i workshop non li può fare Emanuele perché non è FIAF, oppure perché non è stato mai, perché non ha vinto il WordPress Photo e quindi non può fare workshop? Ragazzi, ma siete impazziti, ma siete veramente impazziti voi che dite queste cose? Ma non vi vergognate nell'offendere tutte quante quelle persone alle quali vi state rivolgendo voi, perché dire che un workshop non è buono significa offendere le non chi fa il workshop, ma le persone che hanno acquistato quel workshop e che magari per quei 2 giorni, quei 3 giorni di workshop, comunque qualcosa l'hanno imparata, fosse anche solo che quel workshop non gli è servito, ma hanno imparato qualcosa. State offendendo le persone e questa cosa a me fa incazzare, profondamente mi fa incazzare, perché si offendono le persone e non è così, non è questo il linguaggio della fotografia. L'arte non si fa per offendere o per attaccare, non è per questo che si fa l'arte. Questo non è buono, quello non lo può fare, quest'altro non ha contenuto, quell'altro è così, non si scatta di pancia, si scatta... Oh, guarda, avete rotto il cazzo tutti quanti, ma onestamente, basta. Io ho fatto veramente 2 photowalk adesso con dei fotografi, dai quali io ho imparato da ognuno di loro. Ho imparato da chi si avvicinava perché scattava con il 16 mm, ho imparato da chi scattava con il 300, ho imparato anche l'emozione di chi dice ma io mi vergogno ad avvicinarmi, e poi però si è avvicinato, quindi vuol dire che qualcosa lo ha spinto per avvicinarsi, perché magari ha guardato chi scattava con il 16 e allora dice cazzo lo fa lui, lo faccio pure io. Cioè questo è quello che bisogna capire. È un percorso, così come l'italiano non si impara in prima elementare, l'italiano si impara in una vita, si impara in una vita. Puoi imparare in un workshop le 4 cose elementari, i 3 parametri necessari per una fotografia e basta, è un'altra regoletta, stop. Queste cose le impari come a scuola in prima elementare, stai imparando come fare la A, eccetera, eccetera. Punto. Sì, è praticamente la base per... partire, poi logicamente ci devi mettere tutto il tuo. Quando vai a fare un workshop vedi che il fotografo ha una visione che ti interessa, vai a fare il workshop e ti rendi conto che è tutt'altra cosa, perché dietro la fotografia ci sta una persona e... lo fai per questo, lo fai per questo. Poi magari non ti lascia niente, per carità, poi magari non ti lascia niente, o magari che... apparentemente non ti lascia niente. Però poi vai a vedere che comunque ci sono degli aspetti che, delle cose che potresti riutilizzare, che devi studiare, che riprovi e fai tua una nozione, vai a vedere, ti eserciti ad applicare una certa tecnica se ti viene insegnata in quel momento, se ti fa comodo la usi, cioè poi alla fine tocca a te, una volta che hai finito il workshop, di insomma fare un bel prendere tutti questi fiori, metterli dentro un mazzo e portarteli via. Se sì, ma è quello. Non ti piacciono, non li lasci fuori. Ma ripeto, sono le influenze, io ve l'ho raccontato, cioè il musicista, il fatto che noi dobbiamo insegnare, ecco, è una cosa completamente sbagliata. Noi non dobbiamo insegnare niente. Io ti dico quello che funziona per me e ti dico prova, ti do queste nozioni, prova, se ti può far comodo questa cosa, ti dico falla tua, ma non partiamo. Cioè, la fotografia è un'arte talmente personale che, come abbiamo detto anche prima, non si può parlare di contenuto, perché magari il contenuto è mio e soltanto mio, è di una o magari è soltanto di una persona che ci ha avuto un'esperienza simile alla mia. Ma sì, ma l'arte è questa. Io perché quando parlo di fotografia poi faccio anche sempre dei riferimenti per dare il valore a queste cose che dico che possono sembrare folli, perché in realtà la fotografia io la considero veramente una forma d'arte e in quanto tale non è oggettiva, e se non si parte da questo dogma, cioè se non si parte da questo assunto, e tutti i discorsi stanno, tutte le chiacchiere stanno a zero. Certo, devi... È il motivo per cui ci sono fotografie che funzionano pur non essendoci, non essendo state rispettati orizzonti, pattern, e tutto quello che volete, ma funzionano perché? Perché lì c'è un significato. Quello che io, il motivo per cui io mi arrabbio e alcune volte veramente mi scaldo, no? È perché ogni giorno questa cosa peggiora, perché paradossalmente, siccome cambiano gli algoritmi dei social e allora arriviamo sempre a meno gente, la gente ha capito, perché questa cosa, voglio dire, comunque è vecchia come il cucco, che più si è cattivi, più si parla male e più nascono le interazioni. Andatevi a guardare, e lo dico soltanto con i numeri, le interazioni che hanno i post delle stesse persone, di quando dicono una cosa senza offendere e di quando dicono una cosa che offendono. Le interazioni di quando dicono di un loro post offensivo sono decuplicate. Ecco il motivo per cui si spara a zero, per il semplice motivo che, siccome arrivo a sempre meno gente per colpa degli algoritmi, e ovviamente scritti dalle aziende che devono generare profitto, allora cosa faccio? Siccome cazzo, io vendo un workshop, ma non arrivo a 100 persone, di queste 100 persone se lo compra uno, io che lo faccio fare questo workshop? Diventa imbarazzante. Allora se io faccio un video dove parlo dei workshop, arrivo a 1000 persone, di queste 1000 persone me ne rimangono un centinaio, a questo centinaio poi gli vado a vendere un'altra cosa. Questi sono i funnel. Chi vi parla di social media management vi dovrebbe insegnare l'idea del funnel. Il funnel è che prendo un imbuto fatto così. Qua sopra, dalla parte della bocca larga, ci stanno tutti, e man mano si scende, diminuiscono i possibili fruitori del nostro contenuto, fino a che quelli che cadono poi dal buco, cioè dall'imbuto, quelli sono i potenziali clienti ai quali poi andiamo a vendere i nostri prodotti, e funziona così. Allora, io dico, perché non ammettiamo una cosa che la gente non dice perché ha paura di perdere lo status? L'unica cosa che si può fare, trattandosi di arte, è dare alla gente il coraggio di spremere il più possibile e di sfruttare il più possibile gli strumenti che ognuno ha innati. Questo è il workshop di F4 e di Tullio Cesario, che uscirà a breve. E questo è una cosa che anche, cioè, adesso tu l'hai riassunta, no? Però farla capire a un fotografo che è appena uscito da un corso base diventa molto difficile, capito? Quindi io, la cosa che prima del workshop di Tullio, un bel corso di comunicazione, partite da lì. No, allora, io non voglio vendere workshop, perché se no l'avrei già fatto, nel senso che non è quello. Io sto soltanto dicendo, ma in realtà tutti i miei video parlano di questo, io non faccio altro che questo. Cerco il più possibile di dare a ognuno di voi il coraggio e la consapevolezza che avete tutti quanti gli strumenti che ha Martin Parr, Alex Webb, che aveva Bresson, Meyerowitz e tutti quanti gli altri. Ce l'avete già tutti quanti voi questi strumenti. Avete le stesse capacità che avevano loro. Oggi ne abbiamo qualcuna in più, che è data anche dagli strumenti tecnici, che sono assolutamente più avanzati. Certo. Partiamo tutti quanti, è lo stesso via, è lo stesso via. Il traguardo è uguale per tutti. Quello che provo a fare io in F4, in ognuno dei miei video, è darvi qualcosina in più per affrontare lo spazio da percorrere, con strumenti che avete già voi. Io non ho intenzione di insegnare niente a nessuno. Abbiamo fatto queste photowalk e le altre che faremo fra 15 giorni Roma, eccetera. Io non insegno niente a nessuno, non dico niente a nessuno. Non è quello che è mia intenzione, ma rispetto chi lo fa. Rispetto Emanuele che vuole proporre il corso base, il corso avanzato, rispetto Verolino perché fa i suoi workshop, rispetto Mirabella perché fa i suoi workshop, rispetto Cito, rispetto Ferrillo perché fa i suoi workshop, rispetto tutti quelli che fanno workshop. Poi i workshop che ho fatto io, uno dice ti sono piaciuti? Alcuni sì, alcuni no. Ma lì ti do sempre un'impressione personale, ma non sto condannando il workshop perché Ferrillo è FIAF e Verolino non lo è. Non è così che si sceglie un corso. Cazzo, ma quanta gente ha fatto i corsi con Verolino? Tanta, tantissima. Alla fine lo dicono i numeri che ha. Eppure non ha nessuna certificazione. Vuol dire che tutti quelli che hanno fatto i corsi con lui sono dei deficienti, sono dei mentecatti, sono handicappati. No, non è così. L'hanno fatto perché quello che lui pubblicizza con le sue fotografie, eccetera, eccetera, gli è piaciuto. Punto. Poi quello deve essere responsabilità morale di chi fa un workshop, riuscire a trasferire quello che gli ha fatto vedere con una fotografia. Ma quello è un altro discorso. Però non c'è nulla di male. Paolo Longo ha fatto un workshop. E l'ha fatto, e quindi Paolo Longo non è FIAF, non ha nessuna certificazione meta, non è stato nominato, non viene studiato allo IED, eppure l'ha fatto, e quindi dovrebbe essere colpevolizzato? No, non funziona così, non è così. I like non sono più importanti i miei rispetto a quelli di un altro Effenauta. Ragazzi, anche questa cosa qui, togliamocela dalla testa, che ho sentito dire che il like del grande fotografo è più importante del like del vicino di casa. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? È diverso se il grande fotografo, nel suo libro, quando andrà a parlare, a presentare i suoi lavori, dice però io sono rimasto colpito da Tullio, che mi mette il like Martin Parr a una fotografia. A me non mi ha cambiato la vita, e né tantomeno quella fotografia è più importante perché ci ha messo il like Martin Parr. Stava scrollando pure Martin Parr, perché siamo su Instagram. Sì, sì. Cioè io questa è l'onestà intellettuale che manca, e per cui io mi arrabbio. Non è nemmeno quello che si dice, perché io apprezzo anche, per quanto non sia quello che lo fa, ma apprezzo anche una critica feroce. E la mancanza di onestà intellettuale. Quando io ho parlato dei contest, non si può sparare a zero sui contest e poi però essere giudici di altri contest o creare dei contest. Quindi non parli male, puoi parlare male di un contest, ma nemmeno parlarne male, puoi criticarlo perché non rispecchia i valori che hai tu. Che hai tu, certo, ci può stare. Ma non si può parlare male dei contest. Io ho sentito interviste di fotografi che dicono io sono contro tutti quanti i contest, il motivo per cui io non ho mai partecipato a nessuno, perché le fotografie non possono essere giudicate al pari di una partita di calcio. Ok. Ma e adesso è organizzatore di contest e giudice in contest. Ma allora fammi capire, cioè, quanto cazzo sei ipocrita? Io mi incazzo per l'ipocrisia, non per il contenuto, perché se una cosa non ti piace, non la fai. Se una cosa non mi piace, non me la compro. Se la maglietta vi piace, ve la comprate. Se non vi piace, non ve la comprate. Cioè, il concetto sta lì. C'è questo modo di fare molto critico, perché comunque non si vede cioè noi vediamo soltanto un pezzo della realtà che proponiamo, no? Che possiamo fare? Cioè, tutti i contest hanno delle criticità, Ma non per tutto questo, no. Ha una criticità. Emanuele, tu sei fidanzato, anche felicemente, e lo so, e ce l'avrà pure qualche criticità il tuo rapporto con la tua compagna. Criticità esistono, fanno parte del gioco, è impossibile, fanno parte della vita, certo. Però se arriviamo a anche nei contest, in tutto, in fotografia, arriviamo alla perfezione, c'è un problema, è lì che ci dobbiamo fare una domanda. Ma non ci puoi mai arrivare alla perfezione, perché arte non è matematica, non è un'equazione. Ma si approccia in certe maniere, dice ok, aspetta, no, questo è fatto, no, questo contest non ha delle criticità per questi motivi qua, perché c'è quel giudice, perché c'è quest'altro giudice, perché c'è questa commissione e quant'altro. In realtà le stanno da tutte le parti le criticità, ci stanno delle visioni che si scontrano anche dentro i contest, cose che non possiamo manco sapere noi. Non possiamo partire dal fatto che è tutto bello, tutto rose e fiori. Non possiamo partire che è tutto quanto una merda, è diverso. Che non sia tutto quanto rose e fiori, è la realtà, ma in tutti gli ambiti, tutti i lavori, non esiste il lavoro perfetto, non esiste la donna perfetta, non esiste l'uomo perfetto, la canzone che piace a tutti, la fotografia, non esistono queste cose. No, non esistono. Dobbiamo piuttosto partire dal fatto che non tutto per forza deve essere una merda. Cioè il mondo non è una merda, il mondo non ce l'ha con noi. Ragazzi, pure io ogni tanto io poi lo dico sempre, no, che la lamentela è una questione culturale, no? Perché poi più ti lamenti, ti circondi dalle persone che si lamentano e poi ti inviluppi in te stesso, ok? Io da questo punto di vista ho imparato, sempre a mie spese, perché ho passato un periodo della mia vita in cui dicevo Fantozzi mi guarda e mi sputta, cioè Fantozzi mi guarda e mi prende per il culo, questo è il concetto, no? Dove però questa cosa non faceva altro che peggiorare, no? La situazione, perché se diamo sempre la responsabilità agli altri e a quello che c'è all'esterno, non riusciremo mai ad uscire fuori e a migliorare né la nostra vita né tantomeno quello che stiamo producendo, perché se è sempre colpa dell'algoritmo che le nostre fotografie non appaiono e quindi non hanno interazioni, noi non impareremo mai a capire che cosa non funziona nelle nostre fotografie. E ribadisco adesso, perché sennò poi viene strumentalizzata anche questa cosa: le nostre fotografie non funzionano quando noi non siamo capaci di comunicare attraverso la nostra fotografia quello che noi volevamo dire, quello che noi volevamo dire. O magari in quel momento non... L'unica cosa che dobbiamo capire, che dobbiamo provare a trasferire a chi ci ascolta, è che cosa cazzo vuoi dire con una fotografia. Ok, per dire quello che stai dicendo, fallo. Ok, si vede? Se la fotografia non l'avessi scattata tu, quello che volevi dire da qui lo capisci? No, che cosa manca? E sei sempre tu che correggi quello che manca. L'ho detto proprio nel workshop. Io quando ho imparato a suonare, imparato un parolone, ma quando ho iniziato a suonare, io suonavo nei garage e suonavo in un gruppo rock con una chitarra che se era scordata io manco lo sentivo, perché c'era il batterista che pestava come un dannato, io avevo un amplificatore da 5 watt e l'altro chitarrista ce l'aveva da 80 e poi c'era il bassista che suonava con un Cabotrom, cioè era un amplificatore grande quanto un frigorifero, cioè la mia chitarra non si sentiva. Ok, io suonavo minchiate su minchiate e nessuno si accorgeva di quello che stavo facendo, soprattutto non me ne accorgevo io, finché un giorno il mio chitarrista mi ha detto: e tu ti devi registrare, ti devi registrare. Io ho imparato non a suonare, perché continuo a non saper suonare, ma ho imparato a capire cosa stavo facendo quando mi sono riascoltato. Io ho imparato da lì, Quindi quello che io dico sempre in tutti quanti i video, ed è l'unico consiglio che io mi sento di dare e mi sento anche di affrontare qualsiasi critica al riguardo, è quello di guardare le nostre fotografie e dalle nostre fotografie sperimentare. Sperimentate con i crop, me l'avete sentito dire tante volte. Vi piace posizionare il soggetto sui terzi? Ok, quando avete scattato la fotografia e l'avete messa sul PC, ma questa fotografia non rispecchia il messaggio che volevate mandare, provate a cambiarla, mettete il crop, spostatelo un pochettino a destra oppure a sinistra, mettetela sui terzi, createci la regola aurea, cambiate i colori, fate un pochettino il cazzo che vi pare, sperimentate. Quando troverete quella cosa che rappresenta e che rispecchia il messaggio che volevate lanciare, la prossima volta che andrete a scattare una fotografia simile e volete dire un messaggio uguale o simile o vicino, eccetera eccetera, non la sbaglierete più la fotografia. Ma queste cose non si insegnano nei workshop, purtroppo. Purtroppo. Perché nei workshop vi insegnano i pattern, la regola dei terzi, l'esposizione, i grandi del passato. Ora ripeto, li rispetto tutti i grandi del passato. Ho fatto il video che Bresson mi sta sul cazzo, l'abbiamo detto in milioni, l'ho provato a dirlo in milioni di modi, che in realtà è una provocazione, questo dire mi sta sul cazzo. Dico però assolutamente, assumendomi la responsabilità, che non tutte le fotografie che ha fatto Bresson sono delle belle fotografie, sono delle fotografie eccezionali. Così come Bresson, come tutti quanti gli altri. Si studiano anche i grandi del passato, perché sicuramente sono una grande esperienza, è il motivo per cui senza esperienza non ci sarebbe oggi l'AI, l'intelligenza artificiale, senza la calcolatrice non sarebbe esistito il primo PC, il primo computer, eccetera, 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 eccetera. I grandi del passato si studiano perché quelli sono una base da cui si possono evitare di fare errori che hanno già fatto anche quelli. Sì, almeno cioè, è come cominciare a scrivere le letterine elementari. Questa cosa. Ti metti lì, ti guardi la fotografia. Ma questo non è che dici ok, adesso ho studiato Bresson, esco e scatto un Bresson. Cioè, questo è un argomento che sento spesso. Devi soltanto mettere un mattoncino su mattoncino a quello che ti può piacere e prova a farti un'idea tua della fotografia. Basta. Assolutamente. Leggiamo qualche commento e poi guardiamo il tuo splendido sito. Ok. Allora... Ivana, quando una foto viene considerata palesemente sbagliata si accettano due cose: la prima, una domanda, perché l'hai scattata così; due, dare un consiglio da esperti, così uno impara eventualmente con la leggerezza. Portate una tisana, dice Nicola. Paolo, io la penso esattamente come Tullio, ma non posso affrontare l'argomento perché, non avendo la tua diplomazia, finirei con 7-8 denunce. Ma stai tranquillo che domani altre 5-6 me le prendo io, non è un problema. Stefano, anche io come te Tullio, aggiungo che nel caso scegliessi un workshop poi sceglierei di un fotografo che abbia una visione ben diversa dalla mia, se no per me non ha senso di utilità. Anche questa cosa qui che sta dicendo in questo momento Stefano è di un'intelligenza veramente molto sottile, perché giustamente dice... Voglio andare a fare voglio provare a vedere una cosa che io non guardo, no? Certo. È giusto, perché sennò finirei, è come screditarsi, no? Nel senso, quello che faccio io già lo faccio e mi piace come lo faccio, e questa è un'affermazione importantissima che io difendo. Faccio un workshop di una persona che fa una cosa che è diversa dalla mia, così magari me la porto dentro e la posso utilizzare poi al mio servizio. Certo, cioè uscire fuori da quello che... Rob, il funnel arriva anche a ripiegarsi su se stesso, col critico che finisce a venderti quel prodotto o servizio che criticava. Di recente c'è stato il caso famoso di un nutrizionista anti-integratori. Sì, anche questo, ma questo è quello che dicevamo prima della mancanza poi alla fine di integrità, che sarebbe la coerenza, no? Cioè non si può sparare a zero su una cosa che poi tu domani andrai a fare per conto tuo, che farei uguale. È una cosa come criticarsi domani su quello che sto dicendo io oggi, che è quello che fanno purtroppo. Tullio, mi ricordi molto le diette di Oliverio Toscani, addirittura questo è un paragone che sto diventando rosso e sto comincio a sudare. Ogni volta sganciavo una perla e tutti lo criticavano per la sua arroganza, ma io non voglio essere arrogante. Ti ringrazio comunque ovviamente Nicola per la cosa che hai detto, che è bellissima, e per me insomma è una grande responsabilità che mi dai e che comunque mi sono assolutamente assunto quella. Però io non è che non voglio essere arrogante, lo posso sembrare, ma perché alcune volte io rispondo con livore a delle cose che veramente sono offensive, vengono dette con acredine, che magari non c'è lo stesso livore con cui io rispondo, però vengono dette con una malizia e una cattiveria che invece non sono mie e che vengono utilizzate per in maniera molto colorita, in maniera molto più diplomatica, ma comunque sono cattive contro tutti. Quando io dico che F4 nasce perché dalla parte dei fotografi e non dalla fotografia, intendo dire proprio questo. La fotografia, chi la difenderà? La difenderà poi, ripeto, la storia e la cultura difenderà la fotografia. Quella che veramente varrà è quella che servirà per cambiare gli animi e i modi di guardare del futuro. Sarà quella che verrà studiata, tutto il resto la stanno facendo i fotografi che sono normali. E proprio oggi con Nicoletta dicevo, sì, in un mondo come questo in cui tutti quanti vogliono essere eccezionali, io mi vanto di essere fottutamente normale. E oggi il grande traguardo di tutti dovrebbe essere quello di accontentarsi di essere fottutamente normali. È l'unico modo per essere fottutamente autentici e sinceri. Perché con l'idea di arrivare alla perfezione, di saper fare la fotografia, eccetera, eccetera, stiamo provando a diventare tutti quanti dei cloni. Abbiamo perso la capacità di espressione personale. Abbiamo proprio perso l'idea, la fantasia. Abbiamo persa. Perché? Perché poi sento dire da content creator che la creatività non si insegna. Bugiardi, siete dei finti, siete veramente delle persone orribili, perché non si può dire a un bambino non hai creatività. La creatività non è un talento, la creatività non è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, la creatività è di tutti. C'è chi è uno scienziato, c'è chi è un genio e c'è chi è un creativo. Il creativo è chi utilizza due vocaboli, due aggettivi uno a fianco all'altro. È creativo chi si inventa un ossimoro. È creativo chi si è inventato una giusta posizione, l'ha creata lì, il cane con il gatto. E quella è creatività. La creatività è di tutti. La creatività è aggiungere la cannella al ginseng. È creatività. La creatività c'è in tutti i campi. E chi cazzo vi dice che non potete essere creativi e che la creatività non si insegna? Da quelle persone dovete diffidare, non da quelle che non hanno la scritta FIAF oppure perché non sono stati esposti in qualche cazzo di museo. Io mi arrabbio soltanto perché non voglio che si offenda la gente, non voglio che si offenda la gente, perché non sono abituato ad offendere nessuno, non mi piace essere offeso, ma c'è una grande differenza. Se offendi me, ho le spalle abbastanza larghe perché ho 50 anni e mi posso anche permettere di lasciarmi scivolare addosso qualsiasi tipo di cattiveria, ma c'è gente, lo ripeto, che utilizza la fotografia come un proprio antistress, certo, come un modo per riconquistarsi, un modo per ritornare in una vita, ritrovare armonia nella vita, per ricaricarsi le batterie, per fare qualcosa di artistico, di piacevole, per riprendersi i suoi spazi, per milioni di motivi che non devono essere per forza professionali. E quelle persone lì non meritano di essere offese. Ho conosciuto fotografi con delle fotografie, tra l'altro, della Madonna, cioè stupende, stupende, che dicono, ma a me non me ne frega niente, cioè io manco lo voglio diventare bravo, io non lo voglio nemmeno diventare bravo, non mi interessa. Cioè, io mi arrabbio, il mio livore sta solo per questo motivo qui, che ho sentito anche un contenuto che diceva no perché, mo lo faccio io un video sulla creatività. Non è filosofia, non è psicologia, è la realtà. È come dire a un bambino, e a Sparta facevano così, nascevano i bambini, cioè, tu un zibuono, e lo buttavano alla rupe. o funzionava così a Sparta. Questa cosa si faceva a Sparta, grazie a Dio ormai, e quella è diventata quasi mitologia, no? E allora dico, non ritorniamo lì, perché non posso dire all'inizio tu sei un fotografo, tu non lo sei, tu lo puoi fare il fotografo facendo solo il mio workshop perché tu sei creativo, tu no, tu non lo sarai mai creativo. Ma che cazzo ne sai? Ripeto, la creatività se l'inventano i cuochi, se l'inventano i baristi. Andate a chiedere un cocktail, il cocktail della casa in qualsiasi bar, che non sia il peggiore bar di Caracas, ovviamente quello di Trainspotting. Andate a chiedere lì un cocktail e troverete sicuramente il barman che si è inventato un cocktail particolare. Quella è creatività. Sì. Vero, vero. Non so cosa sta succedendo, sento sparare botti. Da te? Non lo so se è da me, io non si capisce niente. Okay. Ah, perché da te prima è passata una turbolanza. Sì, poi c'è il cane che mo è andato nell'altra stanza, grazie a Dio. E poi Paolo, ma chi ha un atteggiamento di critica così feroce secondo me è fortemente frustrato dai suoi fallimenti. Se Alex Webb incontra una mia foto scrolla e va via, mica si mette ad insultarmi. Bravo, bravo. Ma la grandezza delle persone, carissimo Paolo, mi fa piacere che proprio tu abbia detto una cosa del genere, la grandezza delle persone sta nel passare oltre, nel non dare valore a una cosa che non gli piace. Perché Alex Webb, che non ha bisogno, il problema sta proprio lì, hai detto bene, il problema oggi è che viviamo in quell'era in cui tutti quanti abbiamo bisogno della gratificazione degli altri. E il problema sta lì. Ecco perché quando sento dire che se mi mette il like mio cugino non ha lo stesso valore che se mi mette il like Francesco Cito. Vabbè. Ma voglio dire, ma bisognerebbe prima di tutto andare a chiedere a Francesco Cito perché mi ha messo il like, perché se Francesco Cito mi viene a mettere il like a me, perché io e Francesco Cito siamo amici, perché se no a Francesco Cito le mie fotografie non appaiono. Di lì velocemente, cioè, non appaiono le mie fotografie a Francesco Cito, e quando gli appaiono tra i suggeriti, come siccome appaiono a me tra i suggeriti persone che io le scrollo, capito? Perché non mi fermo a guardarle, perché non mi interessa. E allora lì, quando io e Francesco Cito diventiamo amici e ricevo il like di Francesco Cito su una mia fotografia, lì dovrei chiedermi, ma me l'ha messa per la fotografia oppure perché siamo amici? Lo vedete che il cane che si morde la coda, l'onestà intellettuale qual è? Lo vedete qual è l'onestà intellettuale? Io oggi mi ritrovo a dire a Nicoletta: Nicoletta, ma ti piacciono le mie fotografie? E tu c'è il like. E ho capito, Nicoletta, mi metti il like perché ti piace la fotografia oppure perché sono io? Pure quello sta. Per dirti che ovviamente sto sempre estremizzando il discorso, ma è lì, è lì. Io non ho paura di dire che io, quando vedo ognuno di voi Effenauti con cui ho una relazione, no? Di qualche messaggio privato, che ci conosciamo personalmente eccetera, alcune volte quando vedo il post, molte volte do il like di fiducia, lo chiamo io, perché? Perché io Vincenzo Miele, che ammiro, a cui voglio bene, per dirne uno, no? Lo vedo qui insomma, nei commenti, quindi mi è apparso e lo dico, e molte volte alcuni like sono per stima. So chi è, lo conosco, conosco la sua produzione, so come guarda, so come sente, e non ho paura che faccia, che scriva che Dio meritava di andare in croce. Non mi aspetto un post del genere. Poi, scrollando, ci sono foto dove io ho commentato, i miei commenti non sono mai bellissimo, great shot, fiamma, eccetera, eccetera. Perché? Perché non potendo commentare sempre tutti, la fotografia, il like c'è, perché anche lì sento dire non bisogna mettere sempre like, un'altra stronzata immane, perché se pubblico una fotografia mi piace che la gente il like lo metta, non c'è niente di male, però quello non è una moneta di scambio e quello non deve essere il risultato del mio lavoro, cioè non è su quello che io valuto il lavoro di una persona. Il problema è che chi fa questo tipo di discorso sta dando una valutazione su quello. Il problema non è il like, è il valore che tu che guardi gli stai dando, manco tu che lo ricevi. Purtroppo, cioè, calza tutto e andrebbe... lo so che calza tutto, perché il problema non è il bollino blu certified di Meta, il problema è quindi io non ce l'ho con chi l'ha comprato, perché oggi si compra, io ce l'ho con quelli che se ce l'hai quel bollino ti considerano un gradino superiore a chi non ce l'ha, e quindi chi se l'è comprato se lo compra perché vorrebbe fare un passo avanti, allora dice se non ho quello non lo posso fare. È un po' come il concetto delle scarpe firmate quando io andavo al liceo, se non c'hai la maglietta Benetton o la cintura il Ciarro sono fuori dal giro. Non è così, non è così, ricordatevelo, Van Gogh non ha venduto un cazzo di quadro in tutta la sua vita, eppure stiamo parlando di Van Gogh, non penso che sia il caso che io vi dica chi è stato Van Gogh, no? Non ha venduto un quadro, il che significava che nessuno gli stava riconoscendo l'autorialità di cui tutti quanti oggi parlano, perché non siamo autoriali, i nostri progetti autoriali. Van Gogh non era riconosciuto come un grande pittore, non era riconosciuto come, un artista di livello, non aveva autorialità. E col cazzo che non è autorialità proprio Van Gogh. Non sto dicendo che tu diventerai domani il nuovo Bresson, Emanuele, ma certo il tuo lavoro ha senso, ha valore, e adesso lo vediamo. Volevo chiudere così. Ok. Giusto Fabio, perché sennò... Ciao Fabio, con la scusa ti saluto. Sono d'accordo con te Tullio, le mie foto sono tutte post prodotte, tagliate per renderle piacevoli a me stesso e per sperimentare, poi le pubblico, nulla di più. Fabio, ripeto, per me è sempre stato un esempio, l'ho sempre detto. Una persona che non si fa tutte quante queste pippe mentali, sa, lui stesso è consapevole che sta crescendo nel tempo, tanto, tantissimo, io gliel'ho detto anche in più di un'occasione, ma è una persona che cresce guardando le fotografie degli altri, prendendo coscienza di quello che piace a lui e di quello che non gli piace, guardando anche le fotografie degli altri, quindi quello da cui stare lontano e quello che invece dove si deve avvicinare un pochettino di più, lo fa sperimentando anche nella post-produzione, e questo gli consente di migliorare, ma migliorare il Fabio di ieri, non di migliorare rispetto a Tullio o chiunque altro fotografo. Concetto base. Ok. Guardiamo adesso questi splendidi lavori di Emanuele. Tu ovviamente Emanuele, allora a voi cari Effenauti, dopo questa mia polemica, un video polemico è uscito oggi, fate ad Emanuele tutte quante le domande che vi va di fargli sul suo lavoro, che è veramente molto particolare, dal quale si capisce anche il perché lui ha abbandonato la piattaforma Instagram, come diceva prima, per la pubblicazione delle sue fotografie, perché sono tutti quanti progetti. Eccolo qua, questo qua è il sito, vi invito ovviamente a andarlo poi a visionare con i tempi che preferite, per dargli ovviamente il valore che ha. Allora, partiamo dal basso? Che dici Emanuele? Oppure ne vuoi far vedere qualcuno in particolare? Guarda, magari dato che abbiamo di street... C'è luce su Roma, mi pare che un po' più di... Luce su Roma? Sì. Vai. Tu puoi ovviamente anche commentare le foto, dirmi fermati, dire quello che vuoi. Insomma. Io non faccio commenti, ti faccio scrollare le fotografie, poi se qualcuno vuole fare qualche domanda me lo può fare. Non so neanche se si vedono bene, quindi magari... Queste sono foto scattate in analogico, ti faccio questa domanda. No, tutta pellicola questa qua, questo loro qui. Questo si vede. Mm. Anche qui ci sono le freccette, se puoi andare avanti. Questa, una cosa mi permetto di dirla, e ovviamente non è una critica alla fotografia. Tento di dire soltanto che il motivo per cui ho detto queste sono tutte quante foto in analogico, perché se c'è una cosa, insomma, che poi contraddistingue la differenza tra l'analogico e il digitale, è questa impossibilità o facilità nel modificare alcune cose all'interno della fotografia, tra cui per esempio vedi la distorsione, o mi sbaglio? Distorsione, esposizione. No, l'esposizione si può correggere anche in analogico, ma il concetto di distorsione già diventa più difficile. Lo fai dopo con la stampa. Certo, certo. Questa è molto bella, questa foto. Qui, come si chiama? Piazza? Penso Spagna? Guarda, non è Piazza di Spagna questa, dove c'è l'obelisco. Obelisco, sì. Vabbè, mi ricordo perché c'è quel muro là di sfondo che sembra veramente il muro del pianto, una cosa particolare. C'è una macchia su quel muro fatto di mattoni che sembra... quasi una pistola, insomma, una cosa. È un muro che mi piace molto pure a me, quindi per assonanza, insomma, sono andato a questo ricordo. Questo Luce su Roma, ti faccio una domanda, è un lavoro tutto quanto vecchio, nel senso vedo ancora le mascherine, quindi immediatamente post-Covid? Sì, cioè ci sono scatti, qualcosa di recente c'è, qualche scatto recente c'è, però ecco, lo porto avanti da un bel po', questo qua. Cosa è l'altare della patria? C'era questo pure che mi piace molto. Sì. È un progetto un po' immaturo, forse è uno dei primi progetti che ho fatto. ci ho fatto diciamo, una carrellata, poi ovviamente il lavoro... Ho fatto una bella carrellata. Sono molti, molti più lavori. Sì, Greg ci dice Piazza del Popolo, giusto, Piazza del Popolo. Allora, in realtà questo è quello che vi dicevo prima, no? Uno che sceglie di fare il workshop con Emanuele lo fa per questo, perché questi lavori poi scorrendo tutta quanta la sua produzione vi rendete conto il modo di guardare che ha Emanuele, dove varia tra fotografie concettuali, fotografie che raccontano una storia, storie personali e anche storie delle persone che ha incrociato, no? E certo. Se questo vi piace o se questo vi attira, se questo vi incuriosisce o se soltanto volete provare a darci uno sguardo un po' più ampio, uno fa il workshop con Andrea, con Emanuele. Lo fa per questo motivo, non perché dal workshop di Emanuele poi diventerà un altro Emanuele o deve diventare un altro Emanuele o diventerà il nuovo occhio del secolo. No, lo fa perché, come si dice, è un altro punto di vista. Io adesso ho ricevuto oggi un messaggio che è tra i messaggi, prima o poi... sto cominciando a scegliere quale tra i messaggi degli Effenauti io mi porterò come come si chiama? Epiteto sulla lapide, perché ce ne sono alcuni che sono bellissimi, no? Oggi me ne arriva uno dove dicono vorrei che mi facessi un video con tutte quante le foto che hai scattato così da continuare a imparare eccetera eccetera, e io rispondo no, non nel senso che è quello che ho detto a tutti quanti i partecipanti delle photowalk, del motivo per cui sono molto orgoglioso di questo progetto delle photowalk, dove nessuno deve insegnare niente a nessun altro, ma c'è soltanto questa capacità di interagire tra i fotografi per cui ci si influenza a vicenda. E questa volontà che io ho, che è ovviamente un esperimento, che sono convinto sarà un esperimento che riuscirà, sarà quello dell'editing condiviso tra i fotografi che hanno scattato le fotografie. Perché anche lì, siccome sto criticando il giudice che mette il pollice verso o il pollice sotto su una foto e su un lavoro, mi piacerebbe che proprio l'editing, la scelta del libro, delle fotografie da inserire e per raccontare le varie città, sia di tutti quanti i fotografi che partecipano alla photowalk. Uno, perché anche questo è materia formativa. E due, perché si entra nella consapevolezza senza competizione, perché poi alcune fotografie ovviamente sono simili, nel senso che ovviamente scattando in gruppo molte foto molte volte si guarda nella stessa direzione e inevitabilmente si viene attratti anche per la semplice legge della risonanza a guardare la stessa cosa dallo stesso punto di vista, no? Quindi alcune fotografie sono simili. Lì però, ed è questo il bello, questo grande esperimento che sono convinto riuscirà, soprattutto avendo conosciuto le persone che fino ad oggi hanno fatto la photowalk insieme a F4, di scegliere quali tra queste fotografie racconta meglio quello che volevamo dire tutti. E questo è il bello. L'unico vero insegnamento, l'unico vero giudizio è il nostro, è l'onestà di dire: cazzo, ma se io voglio raccontare, adesso dico una cosa che viene bandita come fotografia banale, che ha rotto il cazzo, di quello che attraversa sulle strisce pedonali, no? Se abbiamo le fotografie che attraversano le persone e stiamo raccontando la città e per noi quella fotografia è importante nel racconto, verrà scelta da tutti, altrimenti non verrà inserita. Se ci saranno su 10 fotografi a Bari che abbiamo fotografato tutti e 10 la nonnina che preparava la pasta fuori dalla porta di casa sua per venderla poi in sacchetti, la pasta fresca, e l'abbiamo fotografata tutti perché era bella, perché aveva la bella maglietta con l'emoticon eccetera eccetera, era sicuramente un bel soggetto da ritrarre e che raccontava benissimo la Bari vecchia, no? Con le tradizioni, il turismo, tutta questa cosa qui. Su 10 fotografi, beh, lo posso dire oggi perché stiamo guardando le fotografie, tutti e 10 abbiamo scattato quella nonnina. Mi ci metto anch'io. Non devo essere io a dire che la mia è più bella di quella degli altri, oppure che quella di Nicoletta è più bella, o quella di Nicola è più bella, o di Alessandro, di Carmela, di Annalisa. No, dobbiamo essere tutti quanti insieme, ed è lì che nasce la vera critica, che diventa costruttiva, perché nello scattare quella fotografia tutti quanti abbiamo voluto dire la stessa cosa, o ci abbiamo provato. Certo, ma la cosa è proprio la cosa bella sia del photowalk, perché in quel momento ricordi chi stava scattando cosa e quali sono i dettagli che non hai incluso tu, che per te non erano importanti, e nel momento dell'editing vedi qual è stato il risultato, perché a volte non coincide, più delle volte non coincide. Sì, 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 perché ripeto, magari non siamo stati capaci nell'utilizzare. L'altro giorno leggevo un commento che mi è arrivato sotto un video dove parlavo dell'attenzione selettiva di un fotografo, e da quello che ha scritto e da come lo ha scritto, secondo me molto molto competente e anche molto intelligente nel puntualizzare alcune cose per le quali all'inizio sembrava non andassimo d'accordo, ma che poi abbiamo capito benissimo, dove parlava di grammatica del linguaggio per raccontare proprio quello che vogliamo dire. Sì. Serve proprio a questo. Allora c'è per te Vincenzo che dice: qual è la filosofia di Emanuele da curatore di una pagina di street? Come e perché selezioni una foto? Perché tu questa cosa l'abbiamo detta, sei comunque curatore anche di Generation Street. Sì, qual è la filosofia? Allora, la filosofia, secondo me, quella che applico io per Generation Street è dare, non lasciare nessuno fuori da quello che è la fotografia. Perché magari ci sono fotografi che per fare quella fotografia vedi proprio che c'è qualcosa in più rispetto alle altre. Parecchie volte ti capita che lo stesso fotografo ti tagga sulle stesse 10 fotografie diverse del feed, no? E poi vai a scegliere quella che sicuramente il fotografo può raccontare di più. Sostanzialmente è quello. Come lavora con il resto delle fotografie, se sono tutte silhouette, se la fotografia prima è stata una silhouette, vado a vedere una silhouette e può funzionare bene, quindi tengo in considerazione anche quello. Ok, comunque da quello che stai dicendo tu c'è anche una grande ricerca visiva e di coerenza nel feed del fotografo, perché magari viene selezionata una fotografia dove c'è la bandiera italiana e devo trovare una coerenza con quello che viene dopo, o a volte non c'è proprio, perché non ci sta, non tutti usano l'hashtag, quindi magari mi sfugge, perché parecchie fotografie mi sono sfuggite. Però non è che puoi farci qualcosa, a volte anche lo stesso hashtag ti fa vedere fotografie temporalmente diverse. Sì, è per questo. Anni fa, quindi pure quello conta, no? Noi siamo partiti che diciamo non dico una marcia in più, c'ha qualcosa da raccontare in più in quel giorno e coincide anche con quello che ho raccontato io durante la settimana, probabile che l'ho riposto. Qual è il tuo fotografo preferito? Preferito? Oddio. È una discussione che faccio tra me parecchie volte. O è Robert Frank oppure è Winogrand. Però dipende dal periodo. Mi piace molto l'onestà intellettuale di Winogrand, ma mi piace anche il modo in cui si poneva Frank per quanto riguarda il suo modo di fare. Comunque deve avere una faccia piuttosto dura messa per strada. Robert Frank, voglio dire, in quest'ora. Ma anche Winogrand, insomma, non scherzava. Certo è però che Frank era molto... Quali sono le tue ambizioni oggi, da oggi in poi? Oddio, non ho tante ambizioni oggi. Non mi piace sentirla. Non mi piace sentirla. Guarda, fare un po' più di mostre personali attualmente. Questa è la cosa che vorrei fare nel futuro, più mostre personali rispetto a mostre collettive, mettimi un po' più spogliarmi un po' di più su quelli che sono gli argomenti che tratto. Non limitarmi ai 3 scatti, 5 scatti, ma raccontare ancora di più. Ok. Quello è quello che devo fare prossimamente. Verrai alla Photowalk di Roma? Penso di sì. Se non vieni ti vengo a prendere, voglio dire. Abito, quindi. No, mi farebbe molto piacere, poi insomma, anche io mi faccio un po' delle idee. Ho speranze, insomma, anche di partecipanti a questa Photowalk romana con cui racconteremo gli occhi e la città, e pensando a qualche fotografo, insomma, di Roma che credo insomma verrà, mi intriga molto anche il tuo sguardo all'interno di questi altri sguardi, perché comunque tu hai uno sguardo, posso dire, un po' fuori età, e non è una critica che ti sto facendo, anzi, paradossalmente io era una cosa che ti volevo chiedere proprio nelle tue fotografie. Io al di là di non voglio fare una lettura, non è questo il momento, poi se ti va ce la possiamo anche chiacchierare insieme, però in assoluto quello che ho visto e che vedo e che apprezzo, c'è un grande coraggio da parte tua nel lavorare, nello sviluppare progetti simili in un momento in cui c'è tanta ricerca di perfezione, dove una fotografia sbagliata viene chiamata sbagliata anche soltanto perché c'è la prospettiva ti ha deformato la parete che tu hai scelto come texture, no? Per dire, questo fatto che tu in realtà non abbia fatto questo tipo di modifiche in post è comunque un atto di grande coraggio, che è la consapevolezza di un messaggio che vuoi dare, che non è l'arroganza di chi dice così va bene, no, è il coraggio di dire io lo sto guardando così. Sì. Cioè, io è proprio quello che voglio dire. È quello che voglio dire. Poi non deve piacere a tutti, non deve cambiare il modo di fare o di guardare di tutti, però è come sto guardando io ed è quello che volevo dire. Questo atto, questa presa di coscienza personale è, per me è una cosa... Prendila come un complimento, ti sto facendo un complimento in questo momento. Per me è cioè, quando scatto, per me è un flusso... continuo, cioè come risintonizzare in continuazione la radio e prendere la frequenza giusta, quindi in quel momento se sto sintonizzato allora riesco a staccare. Allora, nei saluti finali, perché abbiamo passato le 2 ore, ma non avevo dubbi che con te anche stasera io ti devo chiedere scusa, perché ho parlato come sempre più io rispetto a voi, perché poi quando mi infervoro è difficile farmi stare zitto, però nei saluti finali ti rimane il tempo per giocarti bene le tue carte, nel senso che puoi salutare tutti quanti, ringraziando tutti quanti ovviamente, invitando tutti quanti. Adesso sta passando pure un Canadair, cioè, lo sentite questa cosa? Perché stasera non ho chiuso la tenda, perché io ho comprato una tenda ovviamente che attutiva i rumori dall'esterno, ma siccome fa un caldo della Madonna la tenda sta aperta. E dicevo, salutando tutti quanti, invitando tutti quanti a iscriversi, a fare tutte quelle belle cose che si fanno sui social, quindi condividete, fate diventare questo canale sempre più importante, perché penso che alla fine qualche spunto interessante, visto che ci parlano in tanti, si può trovare. Se vi piacciono le magliette o avete proposizioni per le magliette, visto che tra l'altro era la mia intenzione quello di fare delle magliette anche insieme, fare dei contest tra di noi per sceglierci qualche maglietta, chissà, anche qualche fotografia, fare un contest ve la butto lì, mi sta venendo lì. Che cosa ne pensate di un contest gratuito all'interno proprio della pagina Instagram di F4, dove eleggiamo qualche fotografia da abbinare a qualche frase bellina, d'effetto, simpatica, anche un po' urticante, se vogliamo essere urticante, da mettere davanti alla maglietta e magari anche dietro come F4, e la mettiamo qui sullo shop. Potrebbe essere una cosa simpatica. Sì. Però ecco, facendo tutte queste cose qua puoi dire che tra i tuoi fotografi preferiti Robert Frank, Winogrand, Paolo Longo, però dovresti dirlo Paolo, tu, se lo dico io. Come? Paolo è stato di grande ispirazione. Paolo è... come lo è Greg, come sono tanti amici insomma che, con cui condivido delle uscite, la fotografia, gli scleri quindi c'è un però che comunque va studiato l'approccio del fotografo. Paolo va studiato come va studiato Greg, come vanno studiati anche tutti gli altri fotografi. Tutto si studia. Sì, sì. Proprio analizzarli mentre scattano, come si muovono. Sono tutti mondi diversi. E capisci anche perché Paolo scatta in un certo modo, che Greg scatta in un altro, perché io scatto insomma... che vado in faccia alle persone. Così. Io vi dico che conoscendo il fotografo si cominciano a capire tante scelte del fotografo. Tantissime, tantissime. Ecco perché queste live, non perché F4 non ha contenuti, ma perché conoscendo il fotografo si capiscono le scelte del fotografo. Sì. E per me questa cosa è fondamentale. Ed è più importante di tutti quanti i libri. Per questo magari tu mi hai detto una lettura, parliamo insieme, facciamo una lettura, una cosa bella, no? Però magari un'uscita in questo per capire, insomma, perché alcuni tipologie di soggetti attraggono il fotografo, e poi magari si fa una lettura. Purtroppo adesso le letture si fanno sui banchi e basta un'ora, un quarto d'ora, quindi è un po' anche difficile, no? Guarda, io ho già fatto qualche video ad hoc del perché alcune fotografie piacciono e no, e fa parte ovviamente anche del programma editoriale insomma di F4, no? È importante spiegare il perché l'occhio guarda in un determinato modo, che cosa attrae di più rispetto a un'altra cosa. Io l'ultimo che è stato fatto quello sulla chimica, che per me è fondamentale, importantissima. Poi ho parlato ovviamente anche dei micromovimenti della fovea, le saccadi, insomma proprio per tante cose, assolutamente. Cioè, poi tante cose che però sono tutti quanti questi messaggi specifici, sono delle che servono quando tu vuoi andare oltre. Beh sì, questo sì. Perché tu hai fatto prima l'esempio del corso di fotografia di base, no? Mm-hmm. Ora, il corso di fotografia di base, io l'ho sempre detto, è una di quelle cose che è fondamentale per tutti quanti quei fotografi che comunque sono un po' pigri, nel senso che la fotografia di base si potrebbe tranquillamente imparare da qualsiasi libro, anche da qualsiasi manuale, no, ben fatto, di una fotocamera. La fotografia di base, io parlo proprio della tecnica di base. Ciò non toglie che sono fondamentali, e grazie a Dio esistono i corsi di fotografia di base, di fotografia, perché permettono a quelle persone che sono poco inclini a prendere un libro in mano, a sfogliarlo, eccetera, eccetera, io le chiamo un po' pigre, che preferiscono imparare attraverso anche un po' di pratica, cioè qualcuno che li imbocchi un po' per fargli fare subito pratica. La stessa cosa che si fa anche con la chitarra, perché addirittura prima di prendere la chitarra, io la prima volta che ho preso la chitarra in mano è stato quando mi hanno permesso di fare pratica. Io, i miei genitori mi avevano iscritto a una scuola di musica, e io per 6 mesi non ho mai aperto la chitarra, e questa cosa mi ha allontanato dalla musica. Ecco, sì. Ecco, io parlo di questa cosa, faccio l'esempio, no? Anch'io ero pigro, cioè volevo imparare la chitarra, messo lì un pochettino, un po' per strimpellare e per, attraverso un po' di pratica, imparare anche la teoria. Questa cosa non mi è stata concessa, il metodo ovviamente era un metodo molto scolastico, molto vecchio, eccetera eccetera, che mi ha allontanato. Quindi che ben vengano i corsi di fotografia di base. Tutto quello che è oltre la base necessaria per cominciare a fare un po' di esperienza e di pratica, io parto dall'idea che deve essere una scelta e un'esigenza personale. Sì. Perché altrimenti si sortisce l'effetto contrario. Ti faccio disamorare di una cosa, te la faccio sembrare più complicata di quella che in realtà potrebbe essere per te, per quello che vuoi fare tu. Per questo magari dopo un corso di fotografia base un po' di sperimentazione serve al fotografo, pure per capire quali sono gli interessi, perché non tutti vogliono fotografare in strada, magari vogliono fare still life. Non tutti vogliono fotografare in strada, non tutti lo vogliono fare col flash, non tutti lo vogliono fare col 28, cioè, per carità, sono d'accordo. Magari poi il fatto che, chiamiamola specializzazione, no? Ti piace quel genere fotografico, cominci a scattare fotografie pensando a un'idea ben precisa, poi ci metti qualcosa del tuo e un giorno da lì esci e vai a fotografare tutt'altro. È proprio il fatto che tu esci da quella che è la tua zona di comfort che impari qualcosa. Non ti piace fotografare i compleanni di tuo cugino, quella volta che torni a casa e c'hai 10 fotografie che non appenderesti da nessuna parte, e vai a fotografare il cugino di quello della FIAF. Che dici? Secondo me potrebbe essere un buon compromesso. Magari impari qualcosa. Mannaggia, guarda. Allora, scusatemi se mi è partito di nuovo qua il crimine. La vina. Che cazzo ci posso fare? Ogni tanto parte così. Erano 15 giorni in realtà che ce l'avevo in canna, no? Perché poi sono 15 giorni che non ci vediamo, e sicuramente questa cosa mi ha accumulato un po' di pensieri che non posso non dire così. Io, Emanuele, ti ringrazio tanto, ci rivedremo di sicuro. Ci rivedremo di sicuro di persona, ma faremo anche un'altra live, insomma c'è un altro paio di idee in testa. Mi fa piacere che comunque tu sei tra i creator di fotografia che non sono integralisti. Questa cosa mi fa molto piacere, e quindi significa che già soltanto per questo mi sento, e lo dico con orgoglio, insomma, con grande responsabilità, mi sento di consigliare a tutti quanti, insomma, di seguirti costantemente, perché comunque sei un'altra persona che qualcosa la sa, e questa cosa è bella. E invito tutti quanti, ripeto, a fare le cose che si fanno sui social. Guardatevi questa paginetta di shop, pronti per questa photowalk di Roma, e come sempre noi accettiamo consigli, critiche, tutto quello che vi va, siamo disposti a tutto. A fine luglio stiamo organizzando, spero di riuscire a dare comunicazione la prossima settimana, per fine luglio F4 farà un'altra cosetta, a ottobre faremo quest'altro evento festival con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti, e insomma ce ne sono di cosette belle, quindi mi raccomando, iscrivetevi, e pensiamo anche alla tessera, che è una cosetta simpatica, la tessera, fanno un sacco di cose in F4. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie per la pazienza, e Forza Italia, che ce la giochiamo con la Svizzera, ce la possiamo fare. Per una volta fatemi essere anche a me campanilista e non solo interista. Ciao ragazzi, buona serata, buonanotte.